Ciao, io sono Carolina e bentornati su Una Realtà al Cubo. Oggi vi parlo di un prodotto stracarino che è un sacco di tempo che lo volevo. Ho visto le recensioni su YouTube e volevo un sacco averlo perché mi sembra stracarino e strautile, che è il timer Yuxin, che è un timer, come vedete, piccolino, è tutto qua, e è un timer particolare perché funziona senza toccarlo, quindi funziona come un timer normale. Quindi metti le mani sul tavolo e dopo ovviamente vi faccio vedere tutto, però ovviamente non lo tocchi. Quindi stracarino, strautile, soprattutto in questo periodo, quindi andiamo ad unboxarlo. Ok, eccoci qua, questo è il timer, ora lo andiamo subito ad aprire. Ho preso le forbici perché così non stiamo 3 ore. Eccoci qua, nella scatola non c'è più nulla, semplicemente un fogliettino. Vediamo che c'è nel fogliettino. Ok, istruzioni per utilizzarlo, ovviamente tutte in cinese, strautili, capirò tutto. Mi sa che mi arrangerò da sola per capire come si utilizza, ma tanto, cioè, seriamente, non credo che siano utili i foglietti delle istruzioni, anche se fossero in italiano. C'è un bel laccetto, si può portare, non so come si attacca, lo capirò. Si può portare anche in giro tranquillamente, cioè sta in tasca, sta ovunque, è veramente piccolo, è stracarino. E mi piace un sacco questa cosa perché anche spesso magari mi trovo con gli amici o vado alle gare quando ci saranno e mi scoccia a portarmi tutto quel timer grande che non so mai dove metterlo. Questo è stracarino. Ovviamente qua ci vanno le pile, quindi vado a cercare delle pile. Ok, ho trovato le mie pile, ovviamente le ho staccate dall'altro timer perché, cioè, non so, impedita. Ok, vediamo di. Ok, sembra che così si accenda. Vediamo effettivamente se funziona. Ok, non ho ancora benissimo capito come funziona, ma ci riproviamo. È che bisogna mettere le mani tipo esattamente qua. Poi risolvo, faccio la mia. Cioè, è un po' strano perché non sono abituata tipo a. Cioè, mettere. Però. Cioè, fa un po' casino, devo essere sincera. Mi hanno detto che tipo si può togliere il volume, ma non so come si faccia, non so a cosa serva questo tasto. Proviamo a risolvere un cubo, ovviamente. Cioè, mi sembra la cosa migliore da fare in questo momento. Ok, ci siamo. Ovviamente la mia faccia non è la cosa importante da registrare in questo video, quindi. La cosa importante è il timer e il cubo. Questo cubo l'ho unboxato da poco sul canale. Indovinate qual è? Scrivetemelo nei commenti. Allora, partiamo più o meno, ho capito come funziona. Però prima devo ispezionare il cubo, se no non capisco nulla. Ok. Sto risolvendo il cubo malissimo perché sicuramente è entrato sul timer. Sì, la solve ci ho messo 16 secondi, ma ho capito più o meno come funziona, quindi facciamone un'altra. E questa volta magari più concentrata. Devo dire che mi sta piacendo parecchio, carino, carino. Lo utilizzerò sicuramente, ovviamente ve lo linko in descrizione, per girare quando sono con gli amici, strautile. E come vi ho detto prima, se volete portarlo in giro e utilizzarlo con gli amici, ovviamente sempre nel rispetto delle norme, almeno per ora, potete alzarlo, pulire il tavolo e rimetterlo e siete a posto. Quindi andiamo, ispezioniamo. Ok,
carino. Ultima e poi basta, concludo il video. Ovviamente sto mischiando a caso perché non è la cosa importante adesso. Quindi azzeriamo. Vabbè, insomma, i tempi fanno altamente schifo, ma il timer è stracarino. Si spegne così. E niente, se vi interessa, questo è il timer, ve lo linko in descrizione. Quindi il video finisce qua, spero vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!